Buongiorno, so che pensavate di scapparvela e invece no, registrerò anche il wrap-up di agosto. Beh, perché oltre ai libri della Summer Reading Challenge, che vi lascio, dai, vi lascio qua se non l'avete visti, ho letto anche 10 libri e quindi vi beccate il video. Allora, ho provato a registrarlo, ho già fatto per i primi 4 libri di cui ho parlato 8 interruzioni, vediamo. Se ci riusciamo a farlo tutto di seguito, perché sapete che io non sono brava a tagliare, come avrete notato se avete visto gli altri video, qualche altro video, e quindi penso, spero di farlo tutto d'un fiato, perché così non perdo neanche il filo del discorso, non faccio ripetizioni, spero. Allora, ho finito la trilogia di Isaac Asimov, la trilogia della Fondazione con l'altra faccia della spirale, questo è l'ultimo della trilogia, insomma, quella classica, fondamentale, la trilogia, poi ci sono due sequel, due prequel, quella roba là, e io invece ho letto quella proprio, la trilogia classica, sì, ce la posso fare. E che dire, in questo libro si trova la seconda, finalmente si riesce a capire dov'è la seconda fondazione, si scoprono un sacco di altre cose, però forse la fantascienza non è un genere che mi piace, cioè sì, mi piace, sopportabile, sono riuscita a leggerlo, ma ho faticato. Ci sono alcune parti molto noiose, altre parti mi sono piaciute molto di più e le ho divorate. Personaggi femminili molto cazzuti, direi. E i personaggi comunque in generale sono molto caratterizzati. Il tipo di scrittura di Asimov mi piace tantissimo, leggerò sicuramente qualche altro di lui, tipo ho un giallo di là. Insomma, in libreria ancora da leggere e mi piaceva leggere Viaggio allucinante e Destinazione Cervello, sebbene diciamo quelli cui piace molto la fondazione non siano d'accordo con questi due libri perché dicono che ci siano dentro molti errori non di scrittura, nel senso che ha scritto le cavolate, tipo errori scientifici, non so, tipo delle cose impossibili che potrebbero accadere impossibili. Una cosa così, credo di aver capito così. Comunque io le voglio leggere per curiosità perché mi intriga tantissimo la trama. Poi, due libri che non credevo fossero così carini, che ero partita un po', non dico snobbarli, no, però sai, scrittura per ragazzi, libri per ragazzi, non è che ci vado molto matta, e quindi dico quasi carucci, invece devo dire carinissimi, cioè una serie di sfortunati eventi. Io ho solo il terzo e il quarto che sono riuscito a trovare al mercatino, però è una serie che mi piacerebbe recuperare tutta, in libreria non l'ho trovata, vedremo forse di cercarla online, ma vediamo, comunque mi piacerebbe recuperarla tutta. E sto parlando della Funesta Finestra, che è il terzo, e la Sinistra Segheria, che è il quarto. Allora, è la storia di questi tre ragazzi. Violet la grande, Klaus il secondo e Stanley la più piccola, ognuno con con le proprie caratteristiche, che devono scappare dal conte Olaf. Quei genitori sono morti a questi ragazzi in un incendio e quindi il signor Poe, che se l'è preso in carica, li porta da diversi parenti che riesce a trovare per farli sfuggire alle grinfie del conte Olaf, che si vuole appropriare del loro patrimonio. In ogni libro ci sarà un conte Olaf che interpreterà una parte differente e dobbiamo scoprire qual è. Sono carinissimi. La descrizione del libro, cioè il tipo di scrittura del libro è molto molto carino. E sono andata anche a vedermi il film, qualche scena del film, perché non mi ricordavo vagamente. Trovo che i personaggi del film siano molto azzeccatissimi e ricalcano molto il tipo di scrittura del libro. Il terzo, La Funesta Finestra, è con zia Josephine, che lo vedete anche nel film, lo trovate questo libro, anche una scena anche nel film, ecco. E La Funesta Finestra, praticamente, c'è cioè zia Josephine che si prende questi tre ragazzi, zia Josephine è una zia che ha paura di tutto, quindi si prende questi tre ragazzi in custodia sotto di loro e niente, riuscirà a tenerli lontani dal conte Olaf. Chi lo sa, poi l'altro mi è caduto, aspettate che lo raccolgo. Mentre nella Sinistra Segheria, questi ragazzi giungono nella città di Meschinopoli e vanno e si ritrovano a lavorare in una segheria. Molto molto carini. L'unica cosa che ho scoperto è che il mio sono state nella mia edizione, questa qua sono state, vedete, strappate credo un paio di pagine. Questo l'ho trovato autoconclusivo. Io mo non so.
Dov'è? Ecco, perché ho trovato strappate, qui come se sono state strappate delle pagine. Queste sono 158 pagine, l'altro erano un po' di più, quindi io non so se mancano proprio le pagine con le parole o erano solo pagine bianche. Comunque, l'ho trovata autoconclusiva anche così, è molto molto carino, dategli una possibilità. Ho un nuovo cattivo che mi piace, è Conte Olaf Forever. Yes, nonostante siano l'età di lettura sia da 9 anni in su, mi sono piaciuti tantissimo, consigliatissimi. Poi, il giorno di Ferragosto, a casa di mamma, ho dimenticato il libro, un noir per ragazzi, anche questo, Ken Follett e il mistero degli studi Kellerman. Allora, si legge in un giorno 120 pagine scritte grandi, stile di Glenn, sì, di Glenn Cooper, di Ken Follett, inconfondibile, perché... Vabbè, sì, capisce, se avete letto qualcosa di Ken Follett, sapete che il suo tipo di scrittura è senza tanti fronzoli, molto diretto, il che mi piace tantissimo. E poi in 120 pagine condensare questa storia è deve essere bravo. Due ragazzi che diventano amici, uno povero e l'altro benestante, diventano amici e mentre consegnano i giornali decidono di andare a fare, di intrufolarsi negli studi Kellerman che sono chiusi, lì dentro vengono scoperti da una banda di rapinatori. Succederà? Non ve lo dico. Dunque, condensare questa storia in 120 pagine mi rendo conto che era un po' pochino. È carino, carino, ma non mi ha sconvolto la vita. Ora sapete che non mi piacciono i libri per ragazzi, non mi fanno impazzire i libri per ragazzi, sebbene anche li legga, però carino, ma non mi ha sconvolto la vita. Forse abituata ai pilastri, a Mondo Senza Fine, vedi che questo per ragazzi va da sé che non è il libro della vita, insomma. Allora, poi di Harold Robbins, Piranhas. L'ho letto più che altro per curiosità, perché io ero convinta che ci fossero i piranha, i pesciolini, e mio marito che fosse solo una storia di padrino, tipo padrino. In realtà avevamo ragione tutte e due, avevo ragione anch'io. Nel senso che è una storia di mafia a New York degli anni 90, ambientata negli anni 90 a New York, con le radici che va fino alle radici in Sicilia. Il figlio di questo padrino va a Rio per una missione di droga, cade in acqua, viene divorato dai piranha e prende il posto il suo cugino. Che non ci azzecca niente, si era tirato fuori dalla famiglia, da questo tipo di famiglia, in realtà ci si ritrova invischiato in mezzo. Storia di sesso, droga, uccisioni, non te puoi fidare di nessuno, insomma, tutto quello che ricalca la storia di mafia e di padrini. Io il padrino non l'ho letto. E vorrei leggerlo quando lo troverò, insomma, lo leggerò. Pensavo che non mi piacesse questo genere, invece l'ho trovato passabile. Non è il mio genere preferito, però è leggibile, godibile. Poi, Julie Highmore, La biblioteca dei miei sogni. Allora, questo lo bramavo da tanto tempo, l'ho trovato in libreria, ma me l'ero lasciato sfuggire, non l'ho trovato più, l'ho trovato su Mooch, la ragazza me l'ha inviato gentilmente e dopo che mi chiamava e l'ho letto, delusione. Delusione, 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 perché innanzitutto il titolo non c'entra niente con il libro. Cioè non ci azzecca proprio niente, 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 solo perché magari c'è la biblioteca, uno solo può comprare per titolo, perché non ci azzecca niente. Un gruppo di persone partecipa a un gruppo di lettura dove verranno, vabbè, scelti i libri di settimana in settimana, ma siccome non riescono a portarli a termine, il gruppo di lettura si vedrà ogni 15 giorni, quindi questo gruppo di lettura passa un pochino in secondo piano. È vero, ci sono riferimenti letterari, tipo c'è uno, ad esempio, che fa parte del gruppo molto saccente, che spiega i motivi di Jane Eyre, di Middlemarch, queste cose così, però lasciano un po' il tempo che trovano. I personaggi hanno poco spessore, insomma, c'è il protagonista, quello comunque che scrive in prima persona e poi spiega quello che succede degli altri, che non mi è piaciuto per niente, no, non è caratterizzato per niente. Tutti i personaggi un po' così, insomma, una lettura un po' sottotono. Mi dispiace perché avevo altissime aspettative di questo libro, purtroppo non rispettate appieno. Poi mi sono letta A nudo per te di Silvia Dei. Sinceramente l'avevo richiesto su Mooch perché ero curiosa. Mi era passata un po' la voglia, quindi dico, vabbè, lo leggiamo così me lo levo e non ci penso più. Questo papà è il primo di una trilogia di The Crossfire Trilogy. The Crossfire perché il luogo dove lavora la protagonista si chiama Crossfire. Allora, io ero curiosa di leggerlo perché volevo sapere se ricalcava un po' le 50 sfumature di grigio. Dico, possibile che sono tutti uguali? Ebbene sì.
Anche se non è proprio frustate, manette, queste cose qua, cravatte, ricalca. Soprattutto in alcune scene, tipo ad esempio quando i protagonisti si incontrano, la protagonista cade per terra, inciampa e cade per terra, tipo Anastasia e Christian, uguale, soltanto che magari cambia la zona dove succede. La protagonista in questo caso è molto disinibita, ha avuto già esperienze e quindi anche lei ha problemi di controllo, che vuole mantenere il controllo anche lei, quindi è una battaglia tra i due nel mantenere il controllo. Lui pure ci ha avuto un sacco di problemi, è classico. Se non altro le scene d'amore. C'è del sesso classico, insomma, niente di particolare, niente di selvaggio, delle cose normalissime. La cosa che mi è piaciuta un pochino di meno è che ci si è voluto mettere del linguaggio un pochino sboccato anche in scene dove non c'entrava niente, tipo vanno in palestra, vabbè, naturalmente lui possiede mezza città, quindi palestre, hotel, queste cose qua. E niente, vanno in palestra, naturalmente nella palestra di lui perché lei non può andare più nella palestra sua, va nella palestra di lui e lei in mezzo così mentre fanno da pirulan con altra gente gli parla in modo sboccato e non è che mi ha fatto impazzire. Ora io mi aspettavo un'altra cosa, so che Silvia Day scrive principalmente Harmony, questa è l'autrice, però mi aspettavo un'altra cosa, insomma avevo diverse altre aspettative avevo. Non lo so, non continuerò la trilogia assolutamente, ero solo curiosa di leggere il primo e sono rimasta delusa, veramente delusa, non mi è piaciuto per niente, no. E i personaggi non sono antipatici come Christian e Anastasia, però ci avviciniamo. A proposito, lei è un tipo di quelle che quando succede qualcosa scappa. No, noi donne non affrontiamo la situazione, no, noi scappiamo a gambe levate. Boh. Poi, Glenn Cooper, dannati. Se avete visto il mio video su Glenn Cooper, ho accennato brevemente a questo libro e c'erano delle cose che non mi piacevano e ve le elencherò. Allora, prima cosa la trama. John Camp è un militare insieme ad Emily, che è una scienziata, una dottoressa scienziata. Fanno un esperimento con protoni e stranglet, una cosa del genere, per diciamo, cercare un'altra dimensione. Se non che, come succede sempre con i problemi di soldi, quando ci sono di mezzo i soldi, questo progetto supera i limiti in cui era stato progettato e Emily scompare. Al posto suo appare un uomo che puzza di morte con dei vestiti un po' logori, insomma, che riesce a scappare e non si sa chi è. In questo caso, John Camp, che è il fidanzato, come poteva essere se no, si fa rimandare in quest'altra dimensione di cui non si sa praticamente niente. Si scoprirà che stanno in un inferno, un inferno ipotetico, insomma, ambientato nella corte di Enrico VIII. John Camp dovrà riuscire, il suo obiettivo è di riuscire a prendere Emily, dovunque sia essa ella sia, e portarla nel punto esatto in cui sono apparsi, in modo da poter ritornare nella loro dimensione. Naturalmente, quando John Camp è sparito, è apparso un altro ragazzo. Allora, se no, non vi interessano gli spoiler, andate avanti al libro successivo. Se no, vi dico quello che non mi è piaciuto di questo libro. Allora, ci sta che mi fai l'inferno con Enrico VIII. Ci sta che mi metti tutti i cattivi della storia. È un po' minestrone, mi è sembrato, di cattivi. Io ve l'ho detto, mi è piaciuta più la parte del mondo reale piuttosto che la parte di inferno. Secondo me non doveva essere così. Ora, cioè abbiamo Enrico VIII. Alcuni personaggi sconosciuti di cui io non conoscevo l'esistenza e va bene che fanno i re. E quindi magari i personaggi, diciamo, che più conosciuti gli fanno da subalterni, tipo Himmler, che è un consigliere, se vogliamo. Cioè, Hitler viene nominato Hitler, ma si sa che non lo troviamo fisicamente. Poi, ad esempio, c'è Cesare Borgia, che è re d'Italia. E c'è Stalin, quindi c'è una serie di personaggi, tutti cattivi, che fanno alleanze tra di loro, vedi sta lotta per il potere. C'è anche Garibaldi, che io avrei avuto dei dubbi di mettercelo, ma è scelto così, benissimo, spiega il perché, quindi mi va bene. C'è Garibaldi che vuole unificare l'Italia, anche lì. Cioè, vuole unificare il regno, no l'Italia, scusate, perché se è Enrico VIII. Oh, scusate il cellulare. Scusate, eseguite un secondo fa. Allora, dicevamo, Garibaldi in Italia per
vorrebbe provare a unificare tutto quanto, tutto insieme. E mi va bene tutto. L'unica cosa che non dico che ci ho perso il sonno, ma non me la so spiegare, è perché, e se qualcuno di voi l'ha letto me lo spieghi, perché ci ha messo i Neanderthal. Io trovo che, secondo me, in questo inferno il Neanderthal non c'entra niente, soprattutto l'inferno è ambientato a Londra d'Enrico VIII, che ci azzecca il Neanderthal? Non so, non me lo riesco a spiegare. Ho visto anche un'intervista rilasciata da Glenn Cooper perché diceva di Dannati e lui dice di aver voluto creare un inferno laico. Benissimo, sono andata a vedere la definizione di laico perché dico magari non me la ricordo bene e laico vuol dire non religioso. Ok, allora va bene, c'è il Neanderthal che secondo me, sì, il mio discorso era un po' tipo, se l'uomo deriva dalla scimmia, mi ci metti il Neanderthal, va bene, però dopo l'inferno ha a che fare con Dio e quindi è l'uomo che ha creato Dio, cioè questa era la mia convinzione, però dal momento che mi fai l'inferno laico, che non c'è, non è religioso, mi va bene che ci metti il Neanderthal, però perché mi ci metti il sacerdote che crede in Dio? Ragazzi, è un po'. Cioè, questa cosa mi ha tolto. Te l'ho detto, non dico il sonno, però ci ho messo di mezzo una discussione. Andrea, gli ho chiesto a mio padre, a mia madre, insomma, mi sono informata in giro secondo loro che cosa ne pensavano. Ditemi voi che cosa ne pensate di questa cosa. Se l'avete letto, ditemelo. Se non l'avete letto, uguale. Ditemi secondo voi se, secondo voi che cosa può significare. Perché ha fatto questa scelta? Se ci avessi Glenn Cooper qui, glielo chiederei. Peccato in italiano, ma vabbè, comunque sia, io lo chiederei. Comunque, queste sono le cose che mi hanno lasciato un pochino perplesse. Sicuramente vorrò leggere anche il secondo e anche il terzo, sicuramente. Però aspetterò la versione brossurata, specialmente se la fanno uscire a 5 euro, quindi magari tra un anno o due. Perché non lo so, ancora sono indecisa su questa serie, con queste cose che mi sono piaciute poco, sono indecisa. Poi abbiamo quasi fatto, ragazzi, abbiate pazienza. Allora, ho letto di Laura Schiavini, a qualcuno piace dolce. Ero curiosissima, quindi ho deciso di leggerlo subito, anche se è un acquisto recente. Questo l'ho finito in un paio di giorni perché è una lettura molto molto leggera. Questo è stato, diciamo, definito l'anti 50 sfumature di grigio e perché promuove il sesso dolce, ossia il sesso quello con le zone erogene, tutto sconvolgente, con punto G, punto B, insomma tutti questi punti, con tutte queste zone erogene, quindi parla soprattutto di quello. La protagonista è una giornalista a cui viene chiesto di fare un video, sì, un articolo sui vibratori, a soprattutto intervistare le star, per chiedere le loro abitudini con i vibratori. Lei non ce la fa a fare un video, dagli questo video, un articolo del genere perché si imbarazza e quindi cerca di svicolare in tutti i modi per fare un altro tipo di articolo. Tutto questo c'è un fattorino misterioso che la intriga da morire e con lui toccherà le vette più alte del piacere. Si scoprirà alla fine che questo fattorino in realtà è tutt'altra persona. Allora, ci sono dei pro e dei contro, dunque mi è piaciuto molto lo stile frizzante dell'autrice, descrizioni che non entrano nei particolari, quindi ti lasciano molto immaginare, mi è piaciuta molto questa cosa, però il personaggio maschile poteva essere sviluppato meglio. Secondo me il fatto che si scopra alla fine, tu ti chiedi per tutto il libro chi è questo personaggio, poi alla fine lo scopri e rimani un po', eh? Un po' così. E quindi secondo me questa cosa non poteva andare. Lettura piacevole, ma che non ti lascia niente, ti fa passare un paio di giorni con il sorriso sulle labbra, tutto qua. Io già mi pare di sentirvi che mi dite: ma che te li compri a fare se sai che so così? Però non lo so, a parte la curiosità perché queste copertine mi sanno tanto carine, ma vabbè, la storia mi intrigava parecchio, però poi è vero, io ci rimango sempre un po' così, e però. Che dire, tanto ci ricadrò sempre. Infatti, l'ultimo libro di cui vi parlo è Love Tiffany di Mary Hart, credo sia. Comunque, storia autobiografica, nel senso che è veramente accaduta, credo sia romanzata, però comunque è realmente accaduta. Qui dice: ti ricordi l'estate più bella della tua vita? Allora, di là della copertina che mi piace tanto, questa serie che era uscita con le Audrey Hepburn, le finte Audrey Hepburn, mi era piaciuta tantissimo sul filone di Love Tiffany, l'avevo letto un pochino di questo filone. Allora, la protagonista, questa storia è ambientata nel 45,
a New York, naturalmente. La protagonista, insieme a una ragazza, una sua migliore amica, vanno a New York e cercano lavoro. Trovano lavoro, niente, niente poco di meno che come fattorine da Tiffany, le prime fattorine donna. Spiega più o meno la vita dell'epoca, quindi non è niente di che, c'è la guerra, anche se tocca vagamente New York. E queste ragazze che si fanno carine per andare a cercare i marinai, è dolce come libro, non è niente di che, non vi sconvolge la vita, non è niente di che, perché l'ho trovato proprio 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 leggerino e poco di trama, però se questo gli è successo questo che gli ho da fare, non è ricco di colpi di scena, ecco. Però mi è piaciuto, carino, soprattutto perché mi ricorda un po' quello che mi raccontava nonna del periodo di questo periodo qua della guerra, quindi il tipo di abiti che se mettevano il rossetto si truccavano, cercavano sti marinai. Ora, boh, qui da me non ci stanno i marinai, però più o meno era quello, mi ricordava un po' quello che mi raccontava nonna di quei periodi. Quindi è stato un po' rivivere quello che era la mia fanciullezza con i racconti della nonna. Mi è piaciuto molto il finale, dove spiega che fine hanno fatto tutti i personaggi, però per il resto, non, ve l'ho detto, non mi ha sconvolto la vita, solo per un fattore puramente emotivo, perché mi ricorda nonna, però per il resto niente. È carino perché in alcune parti ci sono dei disegni che spiegano più o meno, vi fanno vedere Tiffany da fuori, com'era al terzo piano dei cristalli, quella roba là. Però, via, mi aspettavo di meglio, lo so, e lo so, io purtroppo sono attirata da queste copertine e poi, ecco, vedete i disegni, e poi vi fanno sembrare chissà che cosa dalla trama, e quindi questo è quanto. Bene, le letture sono finite, vi ho ammorbato parecchio pure questo mese, e fatemi sapere se avete letto uno qualsiasi di questi libri, o se vi sono piaciuti, se vi ho intrigato, se non lo prenderete in considerazione per niente. Io vi ringrazio come sempre, un bacio, alla prossima!